Teresa, io sono un pubblicitario sì. e questa, in questa trasmissione noi parliamo di pubblicità sì. e oggi parleremo del modo in cui le donne vengono raccontate nelle pubblicità sportive. La mia domanda però per te è... Ma in Italia o nel mondo? In tutto il mondo. Ah, okay. La mia domanda per te è, ma tu che sport fai? Cioè, perché sei qui? Ma infatti è quello che mi chiedo pure io. Allora, no, io non guardo la televisione, come tutte le persone di una certa cultura, no? Michele, neanche tu la guardi, certo, la televisione. Noi la facciamo, non la certo. vediamo. Poi, non compro più niente, questa qua era di mia madre... E soprattutto non faccio sport, non ho mai fatto sport nella mia vita, no, ho fatto tantissimi sport per pochi giorni. Cioè tipo, hai fatto judo per un giorno? No, judo, che se lo sei cosa da maschio. No, io già, vedi che già cominciamo con gli certo, stereotipi. Certo, con lo stereotipo, per quello, cioè, te l'ho introdotto. Sei una grande. Ho fatto pattinaggio per 3 mesi. Tennis da adulta, tipo verso i 40 anni. Io sono testimone che sta dicendo la verità. Per colpa sua. Sì. Poi ho fatto sci da fondo un giorno a St. Moritz col cappotto. E poi che cosa ho fatto? Beh, lei è la testimonial perfetta. Sì, cioè io ho fatto tutti gli sport poco. Certo. Quindi li conosco. Li perché conosco. Non è condizionata ping pong, da un singolo ping pong sport. Mi piace, ping pong lo faccio tanto. Ti conosco da pochi minuti e mi sembri completamente pazza. No, io sono... Però è un complimento e lo vedremo nello spot che manderò in onda adesso. Vai, vediamo. Che è un elogio della follia al femminile. È un bellissimo ritratto di donne super grintose che affrontano la vita a testa alta e non si vergognano di nulla. Guardiamolo. If we show emotion, we're called dramatic. If we want to play against men, we're nuts. And if we dream of equal opportunity, delusional. When we stand for something, we're unhinged. It's Sue Bird's gonna need to calm down. When we're too good, there's something wrong with us. And if we get angry, we're hysterical, irrational, or just being crazy. But a woman running a marathon was crazy. Officials tried to pull her off the course. A woman boxing was crazy. A woman dunking? Crazy. Coaching an NBA team? Crazy. A woman competing in a hijab, changing her sport, landing a double cork 1080, or winning 23 Grand Slams, having a baby, and then coming back for more? Crazy, 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 and crazy. So if they want to call you crazy, fine. Show them what crazy can do. È da pazzi fino a quando non lo fai. Bellissimo. Vale nello sport e vale anche nella vita. La voce era quella di Serena Williams, l'avrete riconosciuta sicuramente. Questo spot è stato mandato in onda... C'è un po' i capelli di Teresa Serena Williams. E anche il dritto. E anche il dritto, stavo per dirlo, mi hai preceduto. Anche il dritto. No, la cosa interessante secondo me di questo spot è che tu sai, sicuramente te ne sarai accorta, anzi tu sai come fare, che il prodotto praticamente non si vede. Non esiste il prodotto, perché vengono venduti i sogni. Quindi in questo momento in cui tutti tendono a esaltare la donna o l'ambiente, sono diventati mezzi per vendere, sia la donna in un altro modo, no? Anziché esporla nuda, la usi in questo modo, perché comunque è un modo per usarla, e l'ambiente perché basta mettere una scritta un po' più verde, un alberello, oppure dire che fai qualcosa per l'ambiente e vendi di più. Quindi è interessante. Non l'avrei saputo dire meglio. No, è vero, però è vero. Ma io che... mi stavo già addormentando. No, invece ma perché non capisce niente quello. No, quello no, non capisce ha detto una cosa interessante. E questo è un ottimo spot perché è efficace sicuramente. Invece te ne faccio vedere un altro che è uscito 15 anni prima rispetto a quello che abbiamo visto adesso. Ma racconta più o meno in modo diverso, però un po' la stessa storia. Per realizzarlo hanno usato una tecnica che vi racconto dopo. Prima lo guardiamo. Ok, vediamo se la scopriamo la tecnica.
So the stage is set. We're just about ready to begin. Round one. Impossibile non è un fatto. È solo un'opinione. Come quando dicevano a mio padre che battere Sonny Liston era impossibile. È troppo forte, troppo cattivo. O quando dicevano, lascia perdere Ali, non combattere in Zaire. Lui è troppo in forma, troppo esperto, ti distruggerà. Così come quando mio padre guarda negli occhi l'impossibile e lo sconfigge, giorno dopo giorno. Come pensi che reagisca io quando mi dicono che la box non è uno sport da donne? Dateci dentro, ragazze. Dateci dentro. È fantastico. Un match impossibile tra Muhammad Ali e Sofia Laila. Grazie al computer, pensa che per realizzarlo hanno preso 3-4 filmati di incontri di Muhammad Ali e li hanno messi tutti insieme, aggiungendo poi, come si dice in gergo, in post-produzione, la figlia, Laila, che è una boxer. Non veramente sapevo, bella. Non lo sapevo che fosse, che anche lei fosse una boxer, sì. E non l'avevo mai visto questo bello. Una boxer. Tra l'altro una è uno spot che ha 15 anni, ma è ancora super attuale. Scusa, ma loro due cosa fanno? Cioè, in loro intervengono. Sembrano i vecchietti del Muppet Show. Avete presente quelli affacciati al balcone? Puoi dire qualsiasi cosa.